Io sono ATP, ma non l'ATP che voi abitualmente conoscete in questo canale. Sono l'ATP che viene da un'altra dimensione, che ha visto questa sfida lanciata da un certo zombie gamer. E voglio umiliarvi con i vostri ridicoli punteggi, perché io, ATP, da un universo parallelo, conosco cose di questo gioco che voi non potete lontanamente conoscere. Ho ancora tutte le vite, ho un sacco di punti, molto più punti di tutti voi. ATP di questa dimensione non può essere sconfitto, perché ATP di questa dimensione bara, ATP di questa dimensione non rispetta le regole, perché per ATP di questa dimensione l'importante non è partecipare, ma è vincere. Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un'idea di ATP, un'idea di ATP, quello vero. Scusate l'interferenza di questo fantomatico ATP di un'altra dimensione che dice di conoscere trucchi, che dice di conoscere cose, di Ghost Chaser, gioco scelto per Halloween dall'amico Zombie Gamer per il video sfida. Ecco la mia risposta, purtroppo ultimamente ho poco tempo, ma tanto c'era tempo, e vado a rispondere, mi sa che sono io uno degli ultimi, no, manca il Comodorista, manca ancora Salvatore, non so se parteciperà. Niente, Ghost Chaser, che lo conosco molto bene, perché ce l'ho in due cassettine di edicola, un titolo molto molto bello e interessante. Un titolo sulla falsa riga di Holly Follies, un altro titolo fantastico, oltretutto fatto dallo stesso programmatore, il seguito si può dire. Holly Follies, che è molto bello, ci ho giocato forse anche di più di questo, ma purtroppo Holly Follies pecca di un bug, di un grave, gravissimo bug che non ci permetteva di finire il gioco, livello 13 o 14 adesso non ricordo, ma magari approfondiremo questa storia un po' come succedeva, come successe in Rustan, come succedeva, come successe in Robocop, giochi come ci sono altri casi, molti altri casi, giochi che purtroppo presentavano bug che non permettevano di finire il gioco, come vediamo noi. Ghost Chaser hanno partecipato già in molti, e voglio salutare innanzitutto l'amico Mega Dylan, che è tornato, l'amico Mega Dylan, questo mi fa molto molto piacere, era un po' scomparso dal panorama YouTube, ma è tornato, ha risposto alla sfida, e io l'amico Mega Dylan lo ricordo con molto piacere, perché insieme a Zombie Gamer, Alex di Sala Giochi e pochi altri, è uno di quelli che ha apprezzato per primo il mio canale, fu il primo a mettere i primi commenti ancora quando feci i primi video, e dirò di più, andremo un attimo sulla storia del video sfida, perché probabilmente questa cosa la saranno in pochissimi, ma grazie a Mega Dylan e a Zombie Gamer si può dire che è nato tutta questa cosa. Mega Dylan ricorderà un mio vecchissimo video, Crimen, il nome dell'edicola, che adesso mi sfugge il nome originale, dove io feci un gameplay e a lui piacque il gioco, e poi mi scrisse in un commento che aveva giocato al gioco, appunto, e aveva fatto più punti di me, più provocandomi. E da lì è nata questa cosa. Da lì poi io ho fatto un altro video dove espressamente ho chiesto se qualcuno voleva rispondere a fare più punti, e il primo in assoluto a rispondere a questa cosa fu Zombie Gamer. Fu Zombie Gamer con un gioco bellissimo, divertentissimo. Anzi, lascerò il link in descrizione del gioco, del primo vero ufficiale video sfida della storia del canale, insieme all'amico Zombie Gamer. E ai nuovi, non so, alla Macchina del Tempo, a MD, a Eugene Cruz, a Pedras Blancas, che magari non hanno partecipato ai tempi, perché no? Provate ad andare a dare un'occhiata al video che ci saranno, chi partecipò all'epoca, perché no? Non è mai troppo tardi per farlo, perché abbiamo raggiunto una bella cosa, stiamo facendo, è molto divertente questa cosa.
a parte l'ATP che abbiamo appena visto, l'altra dimensione, che lui punta al punteggio e bara giustamente per arrivare al punteggio, ma ha barato legalmente, diciamo legalmente, su un trucchettino che esiste in questo gioco, che poi andremo a vedere. Quindi un grande saluto a Mega Dylan, un ottimo ritorno, e invito ufficialmente Mega Dylan poi, dopo Halloween, perché Zombie Gamer che c'è tempo fino a Halloween per rispondere giustamente al suo video sfida, perché è in tema con Halloween. Poi invito ufficialmente Mega Dylan a pensare a un nuovo video sfida. Ovviamente chi non conosce Mega Dylan, andate velocemente a iscriversi al suo canale, perché Mega Dylan è stato poco presente, molto poco presente ultimamente. Mi auguro che possa fare tante cose nuove sul suo canale, perché è una persona che secondo me merita molto, merita rispetto, merita l'amicizia, molto bene. Poi un'ultima cosa, poi andiamo al video sfida, un ringraziamento a Zombie Gamer, particolare a Zombie Gamer, lui sa per cosa, ma ne parlerò poi in un video apposta per il gesto nei miei confronti che Zombie Gamer ha fatto, che io ho apprezzato tantissimo. Poi purtroppo, come dicevo, un periodo un po' incasinato, non ho ancora potuto preparare niente, ma dico solo grazie a Zombie Gamer, veramente si è dimostrato una grande persona, oltre che un grande amico. Ma adesso andiamo finalmente al gioco. Eccoci qua, Ghost Chaser, Ghost Trap. Ho preso questo gioco, mi sono dimenticato di dirlo prima, da una Hit Parade, che sono qui, la Hit Parade numero 5, perché volevo fare, adesso non si vede niente, ma è un guai guastare l'atmosfera. Hit Parade numero 5, in realtà io volevo fare la versione della Peak, che ho qua anch'essa sotto mano, ma non faccio la versione della Peak perché l'hanno già fatta altri, l'ha già fatta la Macchina del Tempo, mi pare che ha preso la versione della Peak, quindi non che cambi molto, il gioco è quello, quindi e niente, Ghost Chaser, grandissimo titolo, 84, dal grande Frank Cohen. E c'entrerà questa cosa con il trucco, ho apprezzato tantissimo, ho giocato, era un gioco che in un pomeriggio si imparava questo, perché c'aveva anche una sorta di salvataggio a metà livello, quindi molto interessante, ma è tantissimi anni che non lo gioco, quindi però ho il vantaggio di aver visto i vostri gameplay, e questo è un grosso vantaggio, anche se non basterà sicuramente. Io non sono ATP dell'altra dimensione, fatemi vedere un attimo i comandi. Si abbassa, spara, chi siamo? Noi siamo un cacciatore di fantasmi, siamo qui in questa casa stregata, dobbiamo andare anche alla ricerca di un tesoro, ma alla fine del gioco, quindi entriamo nella casa stregata, ma la cosa interessante è che è tutto bloccato all'inizio, così salta. I comandi sono molto macchinosi, c'è molta latenza nei comandi, salta quando cazzo vuole lui. No, e cosa interessante è che si deve entrare dalla finestra perché è tutto chiuso, quindi entriamo dalla finestra. Questo sembra un zombie il nostro personaggio. Complimenti a tutti i partecipanti perché hanno fatto tutti bene o male un ottimo punteggio. Eugene Cruz, complimenti ancora di più agli altri, perché Eugene Cruz è un giocatore che a quanto pare non gli serve tanta pratica, lui va dritto al sodo, impara presto, è molto forte, ma si è comportato benissimo con la Macchina del Tempo, perché nonostante non avesse mai provato questo gioco ha fatto un ottimo punteggio, come si è comportato bene Petras Blancas, Zombie Gamer, grande Zombie Gamer, tutti quelli che hanno partecipato, anche Mega Dylan ovviamente, anche Mega Dylan, ma avendo il vantaggio di aver visto il gameplay, avendolo finito questo gioco anni fa, riuscirò a vincere. Ma anche no, è possibile, perché è un gioco che è un gioco da capire, soprattutto un gioco da padroneggiare coi comandi, un gioco molto breve per la verità, ma serve pratica, serve molta pratica. Quindi lo scopo non è quanto prendere quei pallini, che alla fine i pallini sono i nostri proiettili per poter sparare oltretutto al solo fantasma per fare punti, ma non soffermiamoci a fare punti perché sapete, ma no, mamma mia, che le regole non consentono il point pressing, giustamente, come ha già spiegato l'amico Zombie Gamer in più occasioni, perché altrimenti buonanotte. No, sto giocando veramente molto male, ma fa niente, perché
era prevedibile tutto ciò. Non sono il mio alter ego, l'ATP che avete visto nell'altra dimensione, ovviamente stava usando trucchi, stavo usando per arrivare al punteggio. Che è arrivato il fantasma. Eugene Cruz ha capito al volo che il fantasma si può sparare più volte al fantasma per fare più punti, non una sola volta, che poi il fantasma scompare e basta e quindi e buonanotte. No, ma perché fa così? Quindi io farò due tentativi soli, perché al terzo tentativo vi svelerò il trucco. Vi svelerò il trucco di questo gioco che non so in quanti conoscevano. Trucco legalizzato, se così si può dire. No. Allora muori. Così impari. Quindi l'obiettivo è prendere chiavi, aprire porte, al difetto del doppio salto di Henry's House, ma di Henry's House prende anche alcuni effetti sonori, assolutamente, e ricorda molto Henry's House. Fanculo, ma dai, bisogna sfruttare il fatto che io posso sparare anche verso l'alto, posso sparare anche in diagonale. Questa cosa è molto utile. È tantissimo che non lo gioco, ma anche solo avendo visto i gameplay, la stanza del caminetto è una delle più belle. Sono assolutamente molto facilitato. La stanza del caminetto è fantastica, perché non devo intripparmi troppo a capire cosa devo prendere, cosa devo fare, perché ho già visto tutto, praticamente ho già visto anche il long play, avendo visto il gameplay appunto di Eugene Cruz, che è assolutamente definibile come un long play. Ma che cazzo sto facendo? Quante vite ho? Non è che la versione qua da edicola aveva più vite. Mi sono incasinato. Non so più dove sono. No. Basta! Sto sfruttando questa cosa qua del fantasma. Mi fanno un sacco di punti in realtà. No, devo salire di là. Il gioco in un pomeriggio si imparava, e avendo quel fatto lì che game over, avendo quel fatto lì appunto che si poteva ricominciare da metà gioco, si può dire, rendeva la vita molto facile. Quindi adesso facciamo una partita veloce ancora. Potrei anche riuscire a arrivare a Eugene Cruz, però non ho questa pretesa. Quindi, tornando a quello che stavo dicendo prima con la storia di videosfida, anche Crimen, che adesso... No, che affanculo va! Che adesso non ricordo più il titolo originale. Ha un gameplay molto simile a questo, Henry's House, Hollis Follies e simili. Quindi sarebbe stato adatto anche quello per un video sfida. E Mega Dylan, non ufficialmente, lo prese all'inizio per una video sfida che poi a me venne l'ispirazione di provare a lanciarlo ufficialmente, appunto, Zombie Gamer. Poi rispose alla prima sfida, ricordo che vi lascerò il link in descrizione di quella sfida, e chi non ha partecipato, perché no? Sarebbe una cosa molto interessante da fare, assolutamente molto interessante, perché è diventata una bella cosa questa cosa delle videosfide,
assolutamente una bellissima cosa. Il gioco si fa padroneggiare, no, molto agevolmente. Ma che cazzo sto facendo? Muore il fantasma. Vedete che se sparo un colpo lui poi scompare. Non ho più la possibilità di sparare più volte, ma se gli sparo la raffica di colpi in successione subito, anche da qua posso colpirlo io da qua, eh sì, certo, ma pa che cazzo, non devo smettere di fare stronzate e giocare, cioè da qua posso colpirlo io, è troppo distante, non ho più spari, perché non spara, si incanta, si incasina, ok. Mappa, i salti sono la latenza un po', questo il doppio salto difetto di anche di Harry House. Quindi qua che adesso ti faccio una scarica di punti col fantasma, sfruttiamo questa cosa e facciamo una scarica di punti, quindi andiamo avanti. Ma per chi volesse vedere la fine del gioco, andate da Eugene Cruz, lui l'ha già finito, ma ovviamente non mancate a vedere anche il gameplay degli altri, assolutamente, perché ma vai al dia, niente, ho fatto peggio la seconda che la prima, ma fa niente, perché adesso farò il terzo tentativo e vi svelerò un piccolo trucchettino di questo gioco che era presente anche nelle versioni dell'edicola. Partiamo, partita normale di Ghost Chaser, uno arriva qua. Io questa cosa la scoprì poi con l'avvento di internet, riuscendo ad andare a avere accesso a informazioni che altrimenti all'epoca, non so, magari in qualche rivista sulla Zap se c'era qualcosa o qualche altra rivista, si poteva benissimo prendere da lì questa notizia. Io prenderò tutte le vite, guardate le vite, in parte al punteggio, guardate bene attentamente le vite, due vite, non sto impazzito, è il trucco che ha usato il mio alter ego, l'ATP che ha barato. Una volta che ho perso tutte le vite, una volta che siamo senza vite, se dalla tastiera del nostro Commodore digitavamo la parola Frank, guardate, le vite magicamente sarebbero tornate tutte e quattro. Attenzione, perché questo non è un cheat che ti dà le vite infinite. Se si perdono le vite, si perdono le vite ancora normalmente, ma ogni volta che digitavamo Frank il gioco girava tutte le vite. Perché Frank? Perché ovviamente è il programmatore del gioco, e questo e quindi digitando Frank avremmo avuto tutte le vite che volevamo. Guardate, adesso io ho due vite, ma se io adesso sulla tastiera ridigito la parolina magica Frank, mi ritornano tutte e quattro le vite. È stato un piacere, grazie a Zombie Gamer per aver scelto questo gioco che ho rigiocato con piacere dopo tanti anni. Un saluto a tutti i partecipanti, Macchina del Tempo, Jen Cruz, Pedras Blancas, Mega Dylan, Zombie Gamer ovviamente, scusate se dimentico qualcuno. Invito MD anche a partecipare, invito Mr. Prinkas a partecipare, perché no, invito più siamo, più ci divertiamo, come dice sempre anche l'amico, la Macchina del Tempo. Attenzione, perché sento delle interferenze strane. Sono di nuovo l'ATP dell'altra dimensione. Non seguite il falso ATP, seguite l'ATP di questa dimensione, che è quella vera, che è l'unica vera possibile. In questi anni voi della Commodore, che avete rubato i soldi ai genitori e alla nonna per andare in edicola a prendere le cassettine dell'edicola, appunto, vi siete sempre chiesti che aspetto avesse ATP, cosa si celava dietro quella maschera. Io in anteprima vi mostrerò a tutto il mondo il vero volto di ATP di questa dimensione. Ricordatevi questa cosa, perché non succederà mai più. Ora
vi mostrerò il vero aspetto del vero ATP, della giusta dimensione. Preparatevi, perché state vedendo cose inimmaginabili. Non spaventatevi. Ecco il volto di ATP, non rivelato mai a nessuno. Se seguite sempre solo e questo ATP, che è l'unico autentico. Forse una volta o l'altra ci arriveremo. Alla prossima.